Ciao a tutti! Gli archeologi conoscono il loro mestiere. Quando scoprono qualcosa, di solito sono ben posizionati per dirci cosa hanno trovato e qual è la sua importanza. Tuttavia, non è sempre così e, in quelle occasioni in cui non sono sicuri, potrebbero consultare uno scienziato. Anche gli scienziati non hanno tutte le risposte e, quando non le hanno, ci lasciano con misteri archeologici come quelli in questo video. Iniziamo! Relitto misterioso. Per cominciare, abbiamo un relitto che appare e poi scompare ogni pochi anni. Talvolta lo si può trovare sulla spiaggia di Short Sands a York, nel Maine, negli Stati Uniti. Se sei fortunato, potresti visitare durante una settimana in cui la carcassa di un vecchio sloop dell'era coloniale è stata esposta da una recente tempesta o da uno spostamento delle sabbie. La maggior parte del tempo, tuttavia, rimane nascosto. La nave si chiama la Defiance ed è stata identificata solo durante la sua ultima apparizione nel 2020. Prima di ciò, la sua natura elusiva rendeva difficile per i ricercatori studiarla. Dopo aver prelevato campioni dal relitto scheletrico, gli scienziati sono stati in grado di datare la nave mercantile intorno al 1753. L'età della nave, la sua forma e i suoi 18 metri di lunghezza sono tutti elementi che corrispondono bene alla Defiance. I registri del XVIII secolo ci dicono che la nave partì da Salem per la baia di Casco a Portland nel 1769, ma non completò il viaggio. Un deposito di carne di maiale, farina e altre provviste alimentari andò perso con la nave, che probabilmente fu spinta a riva da una tempesta. Il relitto è in uno stato troppo delicato per essere spostato, quindi sarà lasciato sulla spiaggia per fare apparizioni occasionali al pubblico fino a quando non si disintegrerà completamente. Uova di struzzo. Le uova di struzzo erano oggetti di lusso nell'antichità. Spesso venivano dipinte con motivi attraenti e poi vendute ai ricchi come oggetti di decorazione domestica, ma talvolta svolgevano una funzione più pratica. Come possiamo vedere con questo uovo di struzzo a forma di vaso, che è stato dotato di un supporto nella parte inferiore e di un foro per la dispensa nella parte superiore, venivano occasionalmente utilizzati come contenitori per profumo. Design simili venivano utilizzati quando si adattavano le uova di struzzo per lo stoccaggio del vino. La maggior parte delle antiche uova di struzzo trovate in tutto il mondo antico si è rivelata essere esportazioni dall'Egitto e dal Levante, ma non provenivano da allevamenti di struzzi. Gli studi hanno dimostrato che questi antichi gusci di uova, alcuni dei quali hanno 5.000 anni, assomigliano più a quelli degli struzzi selvatici che a quelli in cattività. Sembra che i commercianti di uova andassero a caccia di struzzi selvatici per rubare le loro uova, il che sarebbe stato un'impresa pericolosa, perché una madre struzzo arrabbiata è capace di uccidere un essere umano con un solo calcio ben piazzato. Non c'è da meravigliarsi che fossero così costose da acquistare. I cacciatori di uova dovevano assicurarsi che i loro guadagni valessero i rischi che correvano per ottenerle. Pietra non tradotta. Nel 2019, il villaggio francese di Plougastel d'Aulas in Bretagna offriva una ricompensa in denaro a chiunque fosse stato in grado di tradurre una strana iscrizione su una pietra locale. Siamo nel 2024 ora e quella ricompensa è ancora disponibile. Nessuno è stato in grado di farlo. L'iscrizione ha creato problemi agli storici locali e agli esperti di lingue per secoli, ma nessuno è mai stato vicino a poterla tradurre. Questo è sorprendente quando si considera che l'iscrizione è breve e accompagnata da illustrazioni, tra cui una barca. Anche gli anni 1786 e 1787 sono incisi sulla pietra. Alcuni degli esperti che l'hanno ispezionata di persona credono che la lingua derivi dall'antico bretone, mentre altri dicono che sia basca. Gli anni corrispondono alla costruzione di batterie di artiglieria e fortezze nell'area circostante, ma ciò non spiegherebbe la presenza del simbolo della barca. Un'altra teoria è che si tratti di un'iscrizione che commemora una catastrofe in mare, ma che sia stata scolpita da un sopravvissuto solo semi-analfabeta. Se così fosse, l'iscrizione potrebbe rimanere non tradotta per sempre. Collezione di bottiglie di birra. Se ti piace bere una birra di tanto in tanto e ti capitasse di trovare una collezione di 600 bottiglie di birra nascoste sotto una scala, potresti essere tentato di berle tutte. Non consigliamo di tentare di farlo con questa particolare collezione.
Si tratta di una spedizione di 600 bottiglie di birra dell'era vittoriana, scoperta sotto la scala nella cantina di un vecchio birrificio a Leeds, in Inghilterra, nel marzo 2020, e ogni goccia del contenuto è velenosa. L'acqua locale è stata utilizzata per fare la birra, che è stata filtrata attraverso vecchie tubature di piombo. Era pericolosa all'epoca, ed è molto peggio ora che sono passati più di 100 anni. È incredibile che qualcuno sia sopravvissuto dopo aver bevuto qui, ma così è stato. Infatti, lo hanno fatto per centinaia di anni. L'ultimo proprietario del birrificio è stato Tetley, ma precedentemente era conosciuto come Scarborough Castle e aveva una storia che risaliva al Medioevo. I timbri sulle etichette di queste bottiglie, d'altra parte, le datano agli anni 1880. Erano state prodotte da J.E. Richardson di Leeds e avevano un livello di alcol del 3%. La concentrazione di piombo, d'altra parte, era di 0,13 mg per litro, 13 volte superiore al limite massimo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Prima di continuare, vorrei chiedervi di iscrivervi al canale. Non costa nulla. Insieme siamo più forti. Pugnale romano antico. Sarebbe stato facile perdonare gli archeologi se avessero trascurato questa prossima scoperta. Proviene da un antico campo di sepoltura a Altern am See in Germania, dove è stato trovato all'inizio del 2020, ma quando è stato scoperto non era altro che un pezzo di metallo arrugginito con un'incredibile somiglianza a un bocconcino di pollo. Fortunatamente, Nico Kalman, un giovane archeologo studente di 19 anni, aveva il presentimento che qualcosa di prezioso potesse nascondersi sotto la ruggine e la corrosione. Ci sono voluti 9 mesi di molatura accurata e sabbiatura per dimostrare che aveva ragione, ma quando gli esperti hanno completato il loro lavoro, si sono trovati di fronte a un bellissimo pugnale romano di 2000 anni fa, ancora nel suo fodero decorativo originale. Migliaia di soldati romani erano stazionati nell'area durante i 15 anni di occupazione romana e centinaia delle loro tombe sono state scavate, ma questo è l'unico pugnale di questo design che sia mai stato trovato. Potrebbe essere che l'occupante della tomba fosse un capitano o un leader. Non sorprende che il ritrovamento sia ora sotto la protezione di un museo locale ed è stato esposto al pubblico dal 2022. Resti di un antico regno. Passiamo ora a una scoperta notevole del febbraio 2020, quando un team dell'Università di Chicago negli Stati Uniti, esaminando un sito nel sud della Turchia, ha annunciato di aver trovato i resti di un antico regno di 3.400 anni fa. Non solo, ma credono che gli eserciti di questo regno possano aver sconfitto il re Mida, il leggendario leader di Frigia, sul campo di battaglia. La loro attenzione è stata attirata nella regione di Türkmen Karahoyuk, dopo che un contadino aveva detto loro di aver visto strane iscrizioni incise su grandi pietre segnaletiche. Il contadino non riconosceva la lingua, ma gli esperti sì. È il luvio antico, la lingua dell'età del bronzo comune nella regione. Prendendo il pietra per il suo valore nominale, è un monumento posto dopo la vittoria su Frigia. Le prove sul sito suggeriscono che questo potente regno coprisse 120 ettari, rendendolo una delle più grandi città antiche dell'età del bronzo in Turchia. Come una città di questa dimensione sia riuscita a sfuggire all'attenzione degli archeologi per così tanto tempo è sconosciuto, ma apre un capitolo completamente nuovo della storia in questa parte del mondo. Tesoro dell'età del bronzo. Nel mese di ottobre 2019, gli archeologi in Inghilterra erano entusiasti quando è stato scoperto un enorme tesoro di ricchezze dell'età del bronzo sulle rive del famoso fiume Tamigi, nell'est di Londra. La collezione di 453 oggetti antichi, sepolti 3000 anni fa, è stata scoperta durante i lavori di costruzione ed è il terzo più grande ritrovamento dell'età del bronzo nel Regno Unito. L'intera collezione, che comprende gioielli, lance, spade, asce e pugnali, sembra essere stata intenzionalmente sepolta insieme, forse come offerta agli dei. Lingotti di rame sono stati scoperti anche nella località, supportando l'ipotesi di un'offerta. Il sito sta subendo modifiche per l'estrazione di ghiaia, ma agli archeologi è stato permesso di controllarlo prima che iniziassero i lavori, ed è una buona cosa che lo abbiano fatto. Tuttavia, esiste un'altra ipotesi riguardo a come gli oggetti siano arrivati qui. È concepibile che un fabbro o un negozio di armi si trovasse un tempo in questo luogo, piuttosto che il tesoro fosse un'offerta. I proprietari della struttura potrebbero aver sepolto i loro preziosi per proteggerli dal furto
per poi non avere mai l'opportunità di dissotterrarli di nuovo. Il tesoro di Havering, come è ora conosciuto, è esposto all'interno del Museo di Londra dal 2020. Camera delle ossa nascosta. Innumerevoli migliaia di persone hanno adorato all'interno delle mura della cattedrale di San Bavone a Gand in Belgio nel corso degli anni. Fino a febbraio 2020, nessuno di loro aveva idea di quanto fossero vicini a una delle imprese edilizie più macabre che abbiamo mai incontrato. Come è stato confermato dagli archeologi che scavavano una parte della cattedrale prima della costruzione di un nuovo centro per visitatori, c'è una camera segreta sotto di essa, con 9 pareti fatte di ossa umane. Non sanno spiegare come siano arrivate lì o perché siano state costruite. Si sospetta che dovevano diventare una sorta di equivalente belga delle famose catacombe sotto Parigi, ma sono state abbandonate all'inizio del processo di costruzione. Probabilmente era vista come un modo per gestire il surplus di resti umani man mano che i cimiteri della città diventavano sempre più affollati, rendendo necessaria la rimozione dei vecchi corpi per fare spazio ai nuovi. Sono le ossa di questi corpi più vecchi, per lo più ossa delle gambe se si vuole essere specifici, che compongono queste pareti spettrali. Le ossa sono quasi esclusivamente del XV secolo, ma le pareti non sembrano essere state costruite fino al XVII. Anche se alcuni potrebbero rabbrividire di fronte a questa pratica, probabilmente era vista come più rispettosa che gettare via le vecchie ossa. Tema misterioso. A pochi chilometri a nord della località del famoso Orbe di Tucaia, una squadra internazionale composta da membri dell'Istituto di Studi Geologici di Bruxelles e dell'Università Nazionale di Scienze e Tecnologia del Pakistan ha fatto una scoperta altrettanto sorprendente. In una radura nascosta, dove il terreno fangoso custodiva segreti antichi, è stato trovato un secondo oggetto metallico, notevolmente simile al primo, ma con marchi distintivi e più eroso dalla natura. Questo, soprannominato capsula di Van Lamm, di circa 5 metri di lunghezza, presentava una superficie coperta di fuliggine e decorata con simboli distintivi, che rafforzavano la teoria di una possibile origine extraterrestre. La notizia della scoperta si è diffusa rapidamente, riaccendendo il dibattito su visitatori di altri mondi e la possibilità di un'antica connessione interstellare. La capsula di Van Lamm sembrava essere un pezzo complementare all'enigma dell'orbe, possedendo una composizione metallica tanto insolita quanto quella del suo fratello trovato in precedenza. Gli scienziati hanno riferito che la capsula emetteva intermittenze di onde radio, che una volta decodificate formavano sequenze ritmiche, ricordando schemi di comunicazione. Il team di esperti, ora raddoppiato in numero e fervore, ha iniziato a studiare le relazioni tra i due artefatti, le loro possibili funzioni e i messaggi criptati che potrebbero tentare di trasmettere. Il governo del Suriname, di fronte a questo nuovo ritrovamento, ha ampliato la zona di isolamento e, con il sostegno dell'UNESCO, ha dichiarato le aree circostanti come siti di ricerca scientifica protetta. Mentre l'attenzione del pubblico cresceva, teorici della cospirazione e appassionati dello spazio si trovavano di fronte a un palcoscenico pieno di nuove possibilità. Con la capsula di Van Lamm che sollevava più domande che risposte, l'umanità osservava, speranzosa e temerosa, quello che potrebbe essere il preludio a un nuovo capitolo nella nostra storia intergalattica. Vogliamo sapere cosa ne pensate di questo misterioso argomento. Fatecelo sapere nei commenti. Struttura in legno antica. La pietra può essere erosa e consumata, ma il legno letteralmente marcisce se non viene ben conservato. Ci sono eccezioni a ogni regola, tuttavia, e gli archeologi ritengono che questa struttura in legno di 7.000 anni in cecchia sia la più antica del mondo. Gli esperti pensano che si tratti di un pozzo di trincea dell'era neolitica e sono stati sorpresi dalla sofisticatezza della carpenteria. L'esistenza del pozzo è passata inosservata fino a febbraio 2020, quando l'area è stata disturbata da operai edili che costruivano una nuova autostrada vicino a Ostrov. Il fatto che il pozzo sia fatto di travi di quercia ha permesso agli scienziati di eseguire test dendrocronologici su di esso, rivelando che gli alberi di quercia sono stati abbattuti intorno all'anno 5255 avanti Cristo. Questo tipo di design del pozzo era popolare durante l'età del bronzo e del ferro ed era persino utilizzato nei primi giorni dell'Impero Romano. Ma un esempio così antico non è mai stato visto prima. È sopravvissuto così a lungo solo perché ha trascorso la maggior parte dei passati 7 millenni sott'acqua. Ora che è esposto agli elementi,
deve essere ricoperto di zucchero per impedirgli di disintegrarsi. Gioco vichingo. Molto prima che le persone imparassero a giocare e ad amare il gioco degli scacchi, giocavano a un gioco ispirato ai vichinghi, chiamato Hnefatafl, o giochi basati su di esso. Sebbene nessuno conosca le regole precise di questo antico gioco da tavolo, esistono prove della sua popolarità in tutta Europa. Ecco un pezzo di Hnefatafl particolarmente sorprendente, che è stato trovato sull'isola inglese di Lindisfarne nel luglio 2020. Un tempo c'era un grande monastero medievale sull'isola, ma il monastero fu assaltato e occupato dai predoni vichinghi nell'anno 793, durante le prime fasi dell'invasione vichinga della Gran Bretagna. Probabilmente portarono con sé i loro giochi da tavolo preferiti. Poiché il pezzo è fatto di un pezzo di vetro blu pesantemente decorato, è probabile che questo fosse il pezzo re, di cui il gioco ne aveva solo uno. Sappiamo che il gioco alla fine si diffuse nel resto della Gran Bretagna, perché pezzi fatti di osso o legno sono stati trovati in una varietà di località, ma i pezzi di vetro sono estremamente rari. Infatti, questo è solo il secondo esempio di un pezzo di Hnefatafl in vetro mai trovato lì. Tesori perduti rivelati. Nel 1583, il vascello veneziano Gajana affondò nel Mar Adriatico in circostanze misteriose mentre trasportava un carico di merci destinato al sovrano ottomano Murad III. I tesori includevano seta ricamata, più di 1000 calici di vino elaborati, lampadari e cannoni. Il più prezioso di tutti, tuttavia, erano i diamanti. Le storie dell'epoca dicevano che il capitano affondò intenzionalmente la nave e fuggì con i diamanti, anche se ciò non è mai stato dimostrato. Il relitto fu infine trovato nel 1960 e alcuni dei preziosi a bordo furono recuperati, ma divennero proprietà del governo croato perché il relitto si trova in acque croate. Dagli anni 60 fino ad ora, i preziosi non sono mai stati mostrati al pubblico. Nessuno è nemmeno completamente sicuro di ciò che i subacquei sono stati in grado di recuperare. Stiamo per scoprirlo. Il governo attuale della Croazia ha deciso che ora è il momento giusto per mostrare la loro mano e incassare, quindi una nuova esposizione basata sulla Gajana e sui suoi tesori è stata aperta al pubblico all'inizio del 2022. I diamanti, tuttavia, non sono inclusi nell'esposizione. La loro ubicazione rimane sconosciuta. Antica sauna messicana. Ecco un'altra scoperta del 2020, una forma primitiva di sauna nella città del Messico che ha circa 700 anni. Sarebbe più accurato chiamare questa struttura, che sarebbe stata utilizzata dagli antichi nativi americani, un bagno di vapore o una capanna sudatoria. Gli abitanti dell'epoca li chiamavano temazcali e li usavano per una varietà di scopi. I medici portavano qui i malati nel tentativo di curarli e ci sono anche alcune prove che le donne venivano qui per partorire. Il bagno di vapore si trova in una zona storica della città del Messico conosciuta come La Merced e si pensa che sia stato parte di Temazcatitlan, un distretto di Tenochtitlan, la metropoli mesoamericana primordiale che alla fine sarebbe diventata la città del Messico che conosciamo oggi. Anche in questo sito ci sono i resti di una grande casa che fu costruita durante il XVI secolo e una conceria che operava nel sito 100 anni dopo. L'intera area è una torre di strati culturali e storici, in cui più si scava, più si trova. Per oggi è tutto. Qual è stato il vostro momento preferito? Commentate, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. A presto!